Nel continuo braccio di ferro tra euro e franco, la moneta svizzera torna a rafforzarsi. La moneta unica europea è stata scambiata nelle ultime ore a quota 1,15, valore più basso dall'inizio di novembre. Un andamento che viene monitorato con molta attenzione dalla stampa svizzera. La valuta elvetica sembra aver messo fine al lento processo di indebolimento ormai in corso da mesi, scrive ad esempio il portale tvsvizzera.it. A metà gennaio l'euro aveva raggiunto quota 1,18 franchi, vicino alla soglia di 1,2 franchi fissata dalla Banca Nazionale Svizzera e abbandonata con grande clamore sui mercati finanziari 3 anni fa. Più precisamente era il gennaio 2015, quando proprio in seguito alla decisione della Banca Svizzera di sbloccare il cambio, franco ed euro raggiunsero la parità, generando un vero e proprio terremoto. Al contrario, il picco più alto della moneta unica si ricorda nel 2007, quando con un euro si potevano acquistare 1,68 franchi. Nelle aree di confine è naturale una certa attenzione all'andamento della moneta anche da parte di chi non lavora nel settore della finanza. Pensiamo, ad esempio, ai 60.000 frontalieri italiani che ogni mattina passano la dogana per lavorare in Ticino e prendono lo stipendio in franchi. In passato, quando il franco tendeva a un forte apprezzamento, aspettavano a cambiare lo stipendio nella speranza di poterlo convertire a quote più vantaggiose. Oggi, con il franco sostanzialmente debole o comunque con una tendenza al ribasso, non avrebbe senso per i frontalieri attendere le fluttuazioni della valuta.